Ciao, questo è un episodio un po' particolare. Non ho voce, io non parlerò in questo episodio, però metterò i sottotitoli così puoi anche leggere. Oggi c'è la proiezione del corto The Game. Probabilmente hai già visto gli episodi di backstage del set, trovi il link in descrizione. E oggi finalmente c'è la proiezione, alla Casa del Cinema in Villa Borghese. Qui con me c'è Cindy. Salve, sì, sono io. E in questo episodio Giacomo dovrò doppiarlo io. Ciao. Cari amici, benvenuti nella seconda stagione di Vita da Videomaker. Non ho voce perché ho le placche in gola, quindi non posso dirvi com'è andata la proiezione di quindi farò dire dai protagonisti che siamo qua. Beh dai, se fallisco come attore, che è probabile, come doppiatore forse qualche chance ce l'ho. Ciao a tutti. Per me, in vita da videomaker... Come? Hai sempre il posto di... Grazie, grazie, dai, mi fa molto piacere. Io sono diventato un tuo fan, nel frattempo mi sto guardando tutti i video che stai postando, vari viaggi, vai a Bologna, a casa mia, senza dirmelo, a registrare cose. L'ho visto, sai, vai a Milano, giri sempre. Dico, ma come fa questo ad avere tutti questi giri? Poi lo scopriremo. È piaciuta la proiezione? Ma sì, devo dire, sì, gli attori, insomma, uno era un po' più bravino dell'altro. No, devo dire che, dai, sono contento per Riccardo perché abbiamo coinvolto tanto pubblico, tanta gente e la cornice è... Come? La sala era piena, quindi un po' perché c'era anche un altro progetto insieme al nostro, però anche credo perché abbiamo comunque coinvolto abbastanza, insomma abbiamo creato curiosità intorno a questo corto e mi pare che il pubblico sia abbastanza soddisfatto e vediamo che vita avrà questo corto. I corti sono sempre strani, tu mi insegni, no? Che possono iniziare in sordina, poi dopo un po' partono. Particolari. Sì. Grazie, ciao! Io non ho voce, quindi... Non hai voce, davvero, stai malissimo. Userò i sottotitoli. Che a caso, ragazzi. Purtroppo, però sono venuto comunque. Ho visto il corpo all'inizio. Ce l'abbiamo fatta, è una soddisfazione vedere un lavoro, però te lo chiedo a te da regista, che effetto ti ha fatto di vederlo in sala? Vabbè, io l'ho visto già 14 triliardi di cose, però devo dire che la proiezione in sala, che è sempre un punto interrogativo perché cambiano molte cose rispetto a vedersela sul computer, devo dire che mi ha soddisfatto. Ci sono stati soprattutto drammi, tipo l'audio che salta, queste cose così a volte succede. Oppure proiettore fuori. Proiettore fuori, che è successo, almeno sì. È successo, sì, in vecchie proiezioni è successo. No, quindi da quel punto di vista andava tutto bene. Prossimo progetto? Vabbè, un videoclip in uscita, un videoclip musicale, un piccolo cortometraggio, ma molto più sperimentale, non, diciamo, non come questo. Okay. E poi si spera un terzo corto che conclude un po' questa trilogia dedicata a diavoli, angeli, morti e cose. Io ti lancio questa proposta, vorrò vederti un giorno lavorare insieme a Roberto Luigi Mauro. Ma a parte l'abbiamo già, abbiamo già lavorato. Ah, sì, è vero. Sì, noi abbiamo già lavorato insieme, perché mai non ci conosciamo ancora, ma sì, spero. Quando Roberto torna dall'America, volentieri, faremo, anche ora. Faremo una cosa a tre, in questo senso. No, assolutamente, una cosa sessuale, cinematografica. Senza doppi sensi. Ciao. Nonostante il mio mal di gola, ho le placche, non ho voce, non potevo parlare, però bisognava essere qui oggi perché dopo quelle due giornate di set era il giusto risultato finale, proiettato davanti alle persone, in una sala cinematografica, per cui ne vale sempre la pena e son contento anche di aver rivisto alcuni dei protagonisti con cui ho condiviso questa esperienza. E a te Cindy, che effetto ha fatto?
È stato particolare perché comunque si sono unite un po' di cose, soprattutto le scene, sono stati molto bravi tutti quanti. Poi tu sei un caso eccezionale. Ok, sì. Perché a quello a prescindere, tu hai visto prima il backstage. Io ho visto, e sì. Poi il cortometraggio. Io ho avuto l'onore di vedere prima che uscissero tutte e due, quindi ho potuto valutare. Ti è piaciuto comunque? È stato molto bello. Ne valeva la pena. Se non hai visto il backstage e non so di cosa stiamo parlando, lo puoi trovare nelle schede andando sul suo canale. Parlo io perché tanto lui non è capace. Andate a vedere i due backstage, così magari poi se uscirà il corto riuscite a lo potrete vedere tutto unito sul web. Questa no, il finale lo fai te, la responsabilità tua e il canale è tuo. Poi non avrò uno io. Poi dai, ci riesci, un po' di voce ce l'hai. Allora, ci vediamo al prossimo episodio di Vita da Videomaker. Sto sforzando la gola solamente per voi, per te che stai guardando fino a questo momento del video, dell'episodio. Ti mando un bacione, grazie per aver visto il video fino a qui. Al prossimo episodio, come sempre, che il video sia con noi sempre. Ciao. Dai. No, non la sento. No, la sento. No, non la sento.